Croce con spirale di pace e l'altare dello scultore Guglielmo Bertarelli da oggi sono un'opera in più sacra alla montagna del Montozzo per ricordare a tutti il valore della pace. Il Montozzo, terra sacra agli alpini italiani e all'edolo, da oggi ha un monumento in più. Si tratta della croce con spirale e dell'altare realizzate in ferro dallo scultore Guglielmo Bertarelli, noto nell'ambiente artistico con il nome di El Duca. Una spirale che ha un senso del tutto speciale, che appartiene alla cultura di Bertarelli. Ho fatto la spirale perché nel campo artistico la spirale vuol dire vita, sia positiva che negativa. Poi sotto ci sono tre gradini che aiutano a salire in alto, ha un significato unico, che sia un ricordo, ma che sia un ricordo di pace per oggi e per un domani. Sarebbe meglio far la pace che far qualcos'altro. Dalla spirale di Bertarelli alla spirale dei fili spinati che si trovano ancora lungo le trincee e avvolgono quasi abbracciandoli i sassi. Ancora una volta torna il tema del ferro e del sasso, della pietra. In qualsiasi luogo del mondo girato ho sempre adoperato il materiale del posto. Non ho mai stravolto, per esempio, portare il marmo di Carrara in America come stanno facendo adesso. Si va in America e si prende quello che si fa. Ed ecco il motivo per cui la Valle Camonica, ricca di sassi e di ferro, oggi è entrata nel cuore di Bertarelli per questa speciale scultura, per questo dono che è un monumento, che guarda le cime e guarda verso il basso dove vivono gli uomini. La Val Camonica, storicamente e geologicamente, è la valle più ricca di sassi di tutto il mondo. Qui ci trova qualsiasi tipo di sasso, geologicamente parlando. E poi la Val Camonica è famosa per le cave di ferro, le miniere. Da oggi chi sale al Montozzo ha un motivo di più per guardare in alto, per guardare quella croce avvolta da una spirale che guarda a quelle vette avvolte da altre spirali, questa volta però di pace.